Terme di Carignano, abbiamo previsto nel piano regolatore di stralciare e di mantenere la previsione vigente. Dobbiamo riconoscere che però, a parte la presentazione del progetto inizialmente fatta dalla società che ha acquisito i terreni dal fallimento, non abbiamo avuto passi in avanti, formalmente non abbiamo avuto nessuna comunicazione. Nonostante questo, abbiamo tenuto aperta la finestra per poter creare le condizioni affinché ci venga presentato un progetto su cui noi crediamo tanto. Noi abbiamo sempre inteso quella conversione urbanistica come importante per la città dal punto di vista turistico e dal punto di vista, diciamo, storico, perché sì, noi vorremmo che vengano riaperte le vecchie terme di Carignano, che erano in un certo senso il motore di tutto, che sono in un certo senso il motore di tutta quella trasformazione urbanistica, senza il quale ovviamente non ci potrebbe essere trasformazione urbanistica. Quindi crediamo che l'obiettivo della nostra città è quello di riaprire le terme, dare una connotazione turistica ed eventualmente prevedere in maniera ancillaria anche delle trasformazioni che producono altri redditi, quindi va benissimo anche la previsione di una clinica che possa, come dire, sostenere l'investimento.